Sì. Posso? Come no? Signor Presidente, su questo pretorio io già ho reso interrogatorio. Sì. E ho parlato della mia vita in generale, cioè era del mio lavoro. Era riservato per qualche punto. Appunto. Sì. E adesso vorrei parlare un po' della la mia situazione processuale. E intendo iniziare con Vitale, con Leonardo Vitale? Con Leonardo Vitale. Cioè, io per le accuse di Leonardo Vitale allora sono stato giudicato e assolto con sentenza definitiva, ma in tutti i miei procedimenti si parla sempre del Vitale, anche in questa ordinanza di rinvio a giudizio. Ora, Vitale, io non ho mai reso interrogatorio del Vitale perché ero latitante. A questo punto io le devo dire che Vitale era, la mamma del Vitale era la sorella, è la sorella di uno zio mio, perché il fratello della mamma del Vitale è sposato con una mia zia, una tale Filippone Cristina. Allora, il Vitale io lo conoscevo fin da ragazzo, proprio l'ho visto crescere. Il Vitale, fin da ragazzo, io l'ho sempre, sia lui sapeva la mia, lui conosceva tutta la mia attività fin da ragazzo, così conoscevo pure anche la sua vita. E quando io sono stato liberato dal processo di Catanzaro nel 68, il Vitale lo rivide, cioè l'ho visto che stava molto male, era fissato che doveva morire giovane, aveva tante di quelle fissazioni che io, incontrandomi con questo zio mio, comune zio, che lui zio del fratello della mamma, è zio mio per quanto riguarda, cioè, per una mia parente lontana. E proprio dicevo... La madre del Vitale era sorella, era o è? Sorella. Questo fratello mi pare della che dovrebbe essere, era, no? È ancora viva la madre del Vitale? La mamma del Vitale è viva, sì. Quindi sì. È sorella di un suo zio. Ma zio, suo zio sposato, perché si è sposato una zia mia. Zio acquisito. Filippone Cristina. Sì, zio acquisito, diciamo. Sì. Allora, anche questo zio mio mi ha detto lo stato di salute, perché vedendo le stranezze di questo ragazzo, mi informava che questo ragazzo era sofferente, fissato, tanto è vero, signor Presidente, che prima della sua rivelazione lui è stato 3 volte in manicomio, sia ricoverato in una clinica da Anna, ricoverato al manicomio via Pendemonte, poi è stato una volta magari ricoverato a Sassari. Insomma, questo ragazzo, quando ha fatto quella rivelazione, ma non era in condizione né mentale, né poteva fare un discorso logico, cioè nelle sue rivelazioni, è stato lui a dirle, ma in ogni modo, lui conosceva tutte le mie attività. Quando parla del rappresentante di Porta Nuova, io non ho capito ancora fino ad oggi una sola cosa si può spiegare. Rappresentante io l'ho fatto, e dei rappresentanti del Sud, come lei l'altra volta ho detto alla Corte, da Giulio Terese, questa ditta aveva la rappresentanza dell'Anificio Rossi, cioè molto conosciuto a Palermo. Sì. E lei l'ha detto. Io sono di Porta Nuova. Insomma, questi discorsi ancora non, fino adesso, ancora io penso che questa parola rappresentante viene. Intanto è venuta dal Vitale e continua, perché poi a distanza di tempo ne riparla Buscetta per le sue rivelazioni, in ordine di tempo mi accusa Buscetta per le sue, io sempre l'ho detto l'altra volta, solo ha fatto il mio nome Buscetta solo per aggrapparsi e avere degli riscontri, perché solo in questa maniera lui si è potuto aggrappare a me. Ha parlato di rappresentante di Porta Nuova, ha parlato anche, mi ha messo in una condizione ancora, cioè, superiore, cioè mi ha introdotto in una commissione di mafia, ancora, mi ha ingrandito. Ora, io, signor Presidente, signor della Corte, ma come devo fare per difendermi di queste accuse? Che cosa devo dimostrare alla Corte, signor Presidente? Io vorrei sapere. Che cosa devo, perché la mia parola contro quella sua,
Naturalmente fino adesso è stato creduto lui, perché vede, basta una parola l'altra volta e mi arriva un mandato di cattura. Cioè, tutte le parole che dice Buscetta è Cassazione, cioè infatti arrivano le mandati e arrivano mandati di cattura. L'ultima accusa che mi ha fatto, bene, puntualmente mi arriva un mandato di cattura. Allora cosa devo dimostrare alla Corte per giudicare falso Buscetta? Che come mi devo difendere, signor Presidente? Mi può suggerire così? Che cosa devo dimostrare? No, la Corte non può suggerire, cosa devo dimostrare? Linee difensive. Lei ha avvocati abbastanza consumati nella professione, quindi i suoi avvocati le daranno. Allora io una cosa che posso dimostrare io è dichiararlo bugiardo, con fatti. Sì. Quali sono i fatti? Nelle sue dichiarazioni che lui ha, tante dichiarazioni che lui ha fatto, io ricordo benissimo qui, io non voglio discutere le altre dichiarazioni perché sarà compito dei miei avvocati, non voglio entrarci in merito, ma l'ultima dichiarazione che lui ha fatto, ha detto che nel 1960 andò via da Palermo perché per questione familiare andò via di Palermo. Ora, fino adesso io sono meravigliato come il giudice istruttore, ma secondo me questa dichiarazione l'ha fatto qua, perché dunque il giudice istruttore non glielo poteva chiedere. Noi gli chiedono, nessuno ha chiesto a Buscetta quali erano questi dissidi familiari. Io, per disgrazia sua, li so perché. Perché, essendo amico del fratello, come ho detto l'altra volta, il fratello mi raccontava tutto di questo Buscetta Tommaso. Tutto quello che gli faceva, tutta la sua storia la so perché è riferitami dal fratello. I suoi dissidi familiari quali sono? Non perché voglio parlare sempre di donne, perché la moralità di Buscetta ormai è risaputa, e questa non voglio riparlarne perché già magari la Corte si stanca di sentirne parlare. Ma la sua, allora, i suoi dissidi familiari quali sono stati? Perché lui nel 59-60, inizio del 60, conviveva con una donna, questa Vera Girotti. Ora, questa Vera Girotti, quando io gli dico, quando abbiamo fatto il confronto, se ben si ricorda, signor Presidente, io insistevo di questa testa. Perché? Perché lei può far sapere alla Corte se Buscetta in quel periodo viveva a Palermo, se viveva a Milano, perché in un tanto interrogatorio dice che un periodo viveva a Milano, a Palermo. Poi in un altro interrogatorio qui ha detto che è andato via da Palermo nel 60 e non è più tornato. Allora, se presente, io insisto sempre per questa testa che venga a testimoniare, perché lei così vedrà le bugie che ha detto Buscetta. Perché può darsi che anche non viveva né a Palermo né a Milano, poteva anche vivere all'estero in quel periodo. Io le posso anticipare una cosa, perché poi... In sostanza la bugia che avrebbe detto Buscetta quale sarebbe stata? Ma lui ha parlato di motivi familiari. Lui parla di periodi del 60 a Palermo. Ma i dissidi familiari, lei sta precisando che i dissidi erano dovuti al fatto che aveva una relazione con questa donna. Ma c'erano i dissidi familiari? Ma se c'erano per i fatti suoi, però lui convive. Io dico questo, signor Presidente, siccome lui ha dichiarato qui che c'è stato in quel periodo del 60-63, viveva, cioè a Palermo ha vissuto alcune cose, episodi, anzi ha raccontato degli episodi, facendo anche il mio nome in quel periodo. Poi qui cosa ha detto? Che nel 60 è andato via da Palermo e non è più tornato. Allora, invece ora io la verità, se loro la vogliono sapere, se no, signore della Corte, lei, signor Presidente, signore della Corte, vedendo, sentendo, ascoltando questa testa, può stabilire se ha detto la verità, se abitava a Palermo, se abitava a Milano o abitava altrove. Quando lui dice che non è venuto dal 63 a Palermo, non è più tornato fino al 72, che poi è tornato estradato, io le posso anticipare questo, signor Presidente, sempre dettomi dal fratello, che lui è stato nel 65... nel 66, nel 67, nel 69, nel 71 a Palermo. Una volta di queste è stata pure con questa donna, con questa Girotti. Ecco perché dico è importante questa testa. Ma è venuto pure in Sicilia, è venuto in Sicilia. È venuto a stare permanente? No. Io ricordo questo, che mentre ero in cella con fratello Vincenzo Buscetta mi disse: lo sai chi c'è a Palermo? C'è Tommaso. Con disgraziato, e ha detto anche una parola grave per dire c'è anche quella donna. Poi nel 69 io stavo in macelleria e il fratello sempre veniva da me a trovarmi, o perché comprava la carne, e mi diceva: guarda, sei stato pure Masino, te lo saluto,
ma se lo vuoi salutare, così. Ecco perché dico, è importante questa testa, per sapere la verità, finché Buscetta ha mentito in riguardo. Lei insiste nell'agitazione, dico, ancora la questa, corte... No, io dico, questa una, poi ci sono altre testimoni. Sì. Questa è fondamentale per me, e penso anche per la corte, sapere se, fino a che punto Buscetta ha mentito o no. Un'altra cosa, lui dice, parla di un giuramento che io mi ha fatto fare, signor Presidente, cioè parla del 54, che lui ha detto subito uscito dal carcere, quando mi è successa la disgrazia di quello che ha ucciso mio padre, io mi sono prestato a fargli fare un giuramento, fare parte di questa organizzazione. Signor Presidente, era il periodo, guardi, io il periodo che io lavoravo nel magazzino Giardini. Io non so se qualcuno della Corte conosce questo magazzino, allora, anzi, perché parliamo del periodo... del 54, in quel magazzino, signor Presidente, si entrava alle 8 di mattina, il pranzo non esisteva, cioè si usciva alle 1 e mezza, alle 2 e un quarto, si rientrava alle 3 e un quarto, si usciva alle 8, tanto era il lavoro, che non si poteva fare altrimenti. E non solo, io in quel periodo facevo attività sportive, la sera alle 9 me ne andavo in palestra da Pandolfine a fare ginnastica, a fare lo sport che praticavo. La mattina, in primavera, me ne andavo al circolo canottiere di Palermo e andavo a fare canottaggio. Insomma, io non avevo tempo, di lavoro e di sport. Perciò sto fatto di fare parte in una... E parliamo del 54, cioè 55, 56, fino al 58 io ho lavorato a Giardini, sempre con questo lavoro, con questa attività e questo lavoro. Poi faccio il rappresentante dei tessuti e poi cosa faccio? Io metto un bar, cioè compro un bar in via Sant'Agostino numero 4. Questo bar, questa attività di questo bar non mi consentiva di essere neanche libero, insomma potevo stare libero solo l'ora del pranzo, perché è un bar che si apriva alle 8 di mattina, si chiudeva alle 8 e mezza di sera, l'orario dei negozi. Io qui credo che cercherò di citare anche questo cameriere che lavorava con me, allora, la mattina fino alla sera, sempre al bar. Io andavo a colazione un'ora quando c'erano i negozi chiusi e andavo a casa a mangiare e tornavo. E tutta questa, poi avevo anche, ero socio di questa pompa di benzina, non ci stavo io perché non potevo avere tempo per accudire a questa gestione di pompa di benzina. Ci andavo la domenica quando io ero libero. Insomma, la mia attività lavorativa non mi permetteva di stare un giorno libero. Buscetta non parla niente di questa mia attività, non ne parla perché purtroppo non gli conviene parlarne, ma per fortuna ho dei testi che posso testimoniare, ho la licenza a nome mio di questo bar, ho questo socio della pompa di benzina che ancora è viva, la pompa di benzina ancora esiste. Poi quando uscì dal negozio, dal carcere, dal 63 al 68, che cosa ho avuto? Ho avuto io 5 anni di sorveglianza speciale, dunque periodo del 63 al 68... carcerato, 68-73 sorvegliato speciale, a parte che un anno andai a abitare a Roma per gli interventi di mio figlio, e poi latitante. Io non so qual era il periodo che io potevo stare libero o fare altre attività. Ho sempre lavorato, ho dimostrato. Ma lei ha avuto inflitta la misura della sorveglianza, sì. E dico mai allora? E guardi, nel primo grado mi hanno condannato 6 anni e 6 mesi. Cioè, mi avevano fatto, appena uscito a libertà provvisoria dal presso di Catanzaro, mi hanno fatto la proposta per la sorveglianza, per il confine anzi, più che per il soggiorno precario. Se non che in attesa della sentenza me l'hanno sospeso. Quando in primo grado mi hanno condannato 6 anni, e più mesi, mi hanno dato subito, anziché dato che io avevo un'attività lavorativa, mi hanno dato la sorveglianza speciale. Poi andai latitante nel 73, perciò non ho potuto, quando poi mi hanno assolto, mi pare che l'appello l'hanno fatto, non mi ricordo sto particolare, quest'anno non me lo ricordo quando hanno fatto l'appello, dopo l'appello avrei potuto fare il ricorso per liberare, ma poi ero latitante e non l'ho fatto più, sono rimasto così. Perché il processo doveva essere definitivo, in Cassazione mi pare che è stato definitivo nel 75. Insomma, io ero latitante e non ho potuto fare nessun ricorso ma sono stato io sorvegliato, signor Presidente, uscivo la mattina a 7:30, andavo al negozio a 100 metri di distanza, perché abitavo in via Gino Marinuzzi e la macelleria era in via Palmerino,
200 metri, quello che 200, 250, 500 metri, io non so adesso distinguere, ma uscivo la mattina di casa e andavo in macelleria. Al macello non ci andavo neanche io, c'era un mio cugino che si interessava, perché io non ero del mestiere, si interessava lui a comprarmi la carne. Questa è la mia attività lavorativa. Ma Presidente, di altre cose io non voglio parlarne di Buscetta, perché ne parlerà, però voglio chiarire qualche altra cosa, perché purtroppo l'altra volta io volevo chiarire tante cose. Io, a parte che dopo otto ore di attesa in quelle celle, dopo 8 ore fare un confronto con questo signore, purtroppo che non è normale quell'individuo, ho dimenticato chiederci qualche cosa, ma adesso voglio chiarire. Lui ha parlato nel suo interrogatorio a parte la telefonata, adesso ne parliamo della telefonata, di un dentista che a me non mi hanno fatto nessuna, né nel giudice istruttore me l'ha chiesto, nessuno me l'ha chiesto. Lui parla di un dentista del Brasile, non so, permette che io lo... Sì, guarda. Che le cose... Quello del... Scusi, sei sempre detto che... Sì, sì, infatti. A pagina 81 dell'interrogatorio di Buscetta parla di un dentista, faccio presente ancora di aver appreso da Antonino Salamone che egli stesso o sua moglie si rivolgeva per le sue cure necessarie ad un dentista rinomato a San Paolo, non so se italiano o brasiliano, il quale è cugino di un certo Ernesto Romano, compare quest'ultimo di Pippo Calò. Quindi il Salamone mi invitava a stare attento, facendomi presente che attraverso questo canale era possibile, cioè era una delle possibilità per Pippo Calò giungere a me. Tale discorso nacque quando io, avendo bisogno di un dentista, chiesi a Salamone se poteva indirizzarmi per stesso dentista. Presidente, io non so cosa ha risposto Salamone di questo, ma purtroppo io questa cosa, se lo vogliono chiedere a Salamone, non lo so se ne sa parlare di questo dentista. Io so solo una cosa, che Balducci, quando io lo lasciai a Roma e gli disse a Balducci di avere un'attenzione per questo mio amico, Balducci quando lui se ne andò di casa mia e non mi rimproverò, mi disse: ma perché non mi ha detto che era Buscetta? Mi ha detto pure questo, mi ha detto: a Roma ha avuto bisogno di un dentista, io gli indicai un dentista a Roma per curarsi i denti. Poi dice, gli ho dato pure un indirizzo del Brasile, di un dentista che io conosco, amico mio. Dunque questo fatto di dentista è Balducci che glielo dice, ma guarda un po', perché poi a un certo punto, perché io non lo so se Salamone ne sa parlare di questa cosa, però io ricordo le parole di Balducci e io le sto ripetendo qua. È Balducci che indica un dentista a Roma e un dentista in Brasile se avesse avuto bisogno. Ecco, voglio chiarire questo particolare. Era stato in Brasile Balducci? Non lo so, signor Presidente, se è stato in Brasile o se è stato in Brasile, non lo so. Lui insomma viaggiava, non è che mi diceva: guarda, io sono stato in Svizzera o in Brasile. Poi io nei processi che io ho letto, vado leggendo, ho sentito che è stato in Brasile, è stato in Svizzera, ma a me non me lo diceva, perché noi, cioè i rapporti di affare con lui da principio nel 73-75, così qualche rapporto di affare, nel senso che mi faceva guadagnare nelle sensalerie che lui aveva, faceva, allora qualche cosa mi diceva, ma non mi diceva tutto del suo lavoro. Beh, siccome lei dice gli ho dato il nome di suo dentista, lei gli ha detto: ma tu come lo conoscevi questo dentista? A meno che lei No, io so pure che questo dentista è amico, è parente di un certo Ernesto che io conosco, questo Ernesto di D'Alleo. Cioè, sì. Questo l'ho saputo pure che è parente. Ma io dico, guardi Buscetta, che come va a Ma a lei non gli ha chiesto al Balducci se era stato in Brasile, le risultava che il Balducci... No, allora fino allora non credo, sa. Fino allora non lo so se... E poi credo che non ci poteva andare. Poi perché... non lo so, guardi, sono presente, non lo so. Non lo so se è presente, direi una bugia. Ma veniva in Italia questo dentista brasiliano? Io ho saputo poi che nel 79, no,
Nel 79 era stato in Italia questo dentista. Il Balducci in quale circostanza fu ucciso? So che è stato ucciso nell'81, signor Presidente. A Roma? A Roma, nell'ottobre 81, così. Le circostanze non le sa, lei che lo conosceva? Non le so, no. non le so. Vabbè, continui. So. Ora, a parte, signor Presidente, che lui quando dice per giungere a me, cioè cosa vuol significare? Che io avevo intenzione di uccidere Buscetta? Ma Buscetta si contraddice nelle sue dichiarazioni. Perché se noi vogliamo credere un po' a Buscetta, signor Presidente, allora nella telefonata che lui fa, che cioè quando parla di quella famosa telefonata che lui telefona a me dicendo che deve avere notizie del cognato e io lo invito a venire in Italia, a prestarsi in Italia, e lui accetta, solo che mi dice che basta che tu mi mandi i soldi che io vengo, allora che motivo avevo? Tutta questa, cioè, se, quando lo volevo a Buscetta bastava solo che gli mandassi i soldi per averlo a mia disposizione. Cioè, si contraddice lui stesso quando parla di questo fatto. Ma non è vero né la telefonata, né questo dentista, non è vero niente di quello che lui ha detto. Come per esempio non è vero niente, signor Presidente, scusa se c'è un po' la voce rauca perché non sono, sono raffreddato. Quando parla, un altro episodio, signor Presidente. Quando mi allontanai da Torino il 3-4 giugno, questo è sempre Buscetta che parla, a pagina 39 del suo interrogatorio, mi recai a Palermo. Lì fu cercato per conto di Pippo Calò da Vittorio Magliozzo. Questo Vittorio Magliozzo poi è un mistero, come io conosco, poi per questo ne parliamo, signor Presidente. A pagina 325 fa un'altra dichiarazione. Quando nella decisione di andare via influì il fatto che avevo deciso di tornare in Brasile e di abbandonare tutte e tutti in Italia. Quando tornai a Palermo decisi che era opportuno parlare con Pippo Calò perché non volevo tenere dentro di me il disappunto per il modo con cui mi aveva trattato durante la mia detenzione. Cioè, allora, continuo. Pertanto, tramite Vittorio Magliozzo, adesso è lui che cerca Vittorio Magliozzo, mi fece accompagnare la persona che adesso non ricordo, perché quando le vuole ricordare le cose, le ricordo, quando non le vuole ricordare, fosse mio figlio Antonio, a Roma, dove rimasi ospite per circa una settimana, naturalmente a casa mia. Ora, questa è una dichiarazione che lui fa. Prima dice che io lo cercai, intanto io dovevo sapere che il 3-4 giugno lui si allontanava da Torino, che era Insieme Libertà. Poi dovevo sapere che lui si recava a Palermo, cioè a Palermo dove lo potevano facilmente arrestare, tutta più io potevo immaginare magari che lui se ne andasse in Brasile o all'estero, ma non a Palermo, dove era più facile poterlo arrestare. Ma la verità è questa, signor Presidente. Non è vero né l'una versione né l'altra. Lui venne a Roma da me, mi cercò tramite il fratello, perché è il fratello che gli fa sapere dove io abito. Io qui gliel'ho contestato, ma perché volevo che lui insistesse, e non ha potuto insistere perché la verità è questa. Tramite il fratello, sempre per mezzo di un parente mio, ha saputo dove io abitavo. Ma non era perché lui, né perché io lo cercai, né perché lui mi cercava, era perché doveva ospitare, adesso poi lo mio, ho capito perché, e ho capito perché non gli è piaciuta la prima casa che io gli ho trovato, cioè perché la casa era piccola, perché lui aspettava la moglie e il suocero che veniva dal Brasile, allora venne a Roma a ricevere il suocero e la moglie. Allora lui si è servito di me per avere l'appartamento, non mi dice niente che lui aveva bisogno di questo appartamento, perché non mi dice niente? Perché non gli avevi dato l'appartamento. Allora, siccome lui mi dice ho bisogno di abitare 2-3 sere qui a Roma, e allora io medesimandomi nella sua situazione, perché una cosa sola mi rimprovero, signor Presidente, e me lo rimprovero sempre, avergli dato ospitalità su questo Buscetta, perché veramente non se lo meritava. Per tante ragioni non sono meritato. Allora, cosa ha fatto? Lì non gli è piaciuto. Tanto mi meravigliavo perché dicevo, ma una casa, due vani, ma com'è che non gli piace? Non può badare. Usciva dal carcere e non gli erano comodi due vani. Allora dicevo, va bene. Io l'ho spiegato il motivo che mi dovevo allontanare, e dico, guarda, accomoda qui, devo mancare 10 giorni, una settimana, accomoda questi giorni, lascia la chiave poi al mio amico. E questa fu l'occasione di fargli conoscere a Balducci. Lascia la camera e te ne vai. Le cose sono rimaste. Quando torno e vedo questa donna, io lo mandai via.
Ma lo manda via, signor Presidente? Ma guardi, lo manda via in brutte maniere, perché, ripeto, tanto perché mi ha nascosto questo, perché mi ha fatto trovare questa donna, che poi era sua moglie, poi ho saputo che era sua moglie, poteva essere anche una donna qualsiasi. Poi vedo questo vecchio a piedi scalzi in casa, ma lui non ha detto mai niente al giudice istruttore di questo fatto, non ne ha parlato, signor Presidente. Ma lei pensava che questa cosa non veniva fuori. Quando gli ha dato questa casa, questo appartamento, lei dove è andato ad abitare? Io vado in Sardegna con mia moglie, signor Presidente. A prendere mia moglie all'aeroporto, me ne vado in Sardegna, a abitare in Sardegna. Siete una settimana in Sardegna, perché ogni volta, quel periodo, non so se mi sono affittato là un appartamentino. Sardegna dove? Nelle famose costruzioni? In quel posto di Porto Rotondo. Sì. Sono stato una settimana, 18 giorni con mia moglie lì, posso tornare. Costruite la Valdetta? No, signor Presidente. No, io non ci ho mai abitato lì dove ha preso la Valdetta, non c'entrano questi lavori con me. Insomma, se ne parla tanto di questa società, non esiste niente, signor Presidente, di questi rapporti di affari con Valdetta, non esiste niente. Ora, signor Presidente, lui l'ha nascosto sempre questo, l'ha nascosto al giudice istruttore, e non ne parlava neanche qua se io non glielo contestavo questo. E perché, signor Presidente? Chi ha nascosto? Perché il vero motivo perché lui venne a Roma, signor Presidente. Il motivo che venne a trovare a Roma a me è stato perché aveva bisogno di questo appartamento, perché doveva ricevere sta moglie e il socio e doveva fare buona figura. Doveva fare buona figura perché non gli è piaciuto il primo appartamentino e voleva un appartamentino più comodo e più spazioso. E in quell'occasione, ripeto, quando io busso e non trovo e non vedo, cioè non potevo abitarci, e io ero con mia moglie, me ne vado in albergo per 2 giorni, perché dico, guarda, ti do tempo 2 giorni per andare via. Signor Presidente, lei ha visto qua, lui manco ha voluto, si è arrabbiato solo perché io ho chiamato la signora bionda, vado a pensare se io lo mandavo via di casa. Insomma, guarda, il carattere di quest'uomo qual è stato, di come si è espresso quando ho detto la signora bionda. Che questo stesso signor Bionda non era possibile chiamare, come la dovevo chiamare? Ma lui allora non le disse che era sua moglie? Signor Presidente, io per i miei principi, io siccome la vita che ha fatto su Buscetta, io non ne voglio parlarne qua, signor Presidente, però mi sono costretto a parlarne, mi mortifico io stesso parlarne, perché ripeto, lei può dire, ma tu gli hai dato ospedale, gli hai dato ospitalità, signor Presidente, io mi rimproverò sempre nella mia vita questo ospedale che gli ho dato. Al contrario del fratello, signor Presidente, perché l'amicizia mia è il fratello, Vincenzo Buscetta. Lui non era amico mio, io solo lo conoscevo per quei rapporti che c'erano. Io il bar è stato l'ultimo periodo, ma più altro per questa conoscenza col fratello. Lui lavorava col fratello, ci vedevamo all'ora di pranzo, quando io facevo uno spuntino da Cafrici, via Macqueda, che i giardini e dove lui lavorava sono a metà strada, fra lui in via Sant'Agostino, no, via Bandiera. Una traversa di bandiera, e io via Macqueda qui vicino via Bari, via Napoli, sono in quei pressi là. Dunque il posto dove andare a fare lo spuntino era l'unico locale che si conosceva, era Cafrici e Racket & Croc, mi pare. Cafrici era più assortito e andavamo sempre là a vederci, e tutti gli impiegati dei magazzini eravamo sempre, ci conoscevamo tutti, che ci vedevamo tutti i giorni. Ecco dove conosco Buscetta. Ripeto, parlare di Buscetta e di immoralità di Buscetta, io mi vergogno sempre di parlare, però io ne devo parlare per dire, Buscetta, sono le sue dichiarazioni, non sono mie. In una pensione di una certa Pessichin. Il Presidente, si vuole informare chi è questa Pessichin?
per cortesia. Lui era amante della prostituta, era amante di una prostituta, signor Presidente. Ma insomma, una prostituta. Io non voglio andare oltre, perché sennò io devo dire alla Corte, ma che mestiere faceva in quel periodo Boucher? Lasciamo stare, io mi fermo qui e non vado oltre, perché mi vergogno stesso a parlare. Di Boucetta ne parleranno i miei avvocati, signor Presidente. Non ne voglio più parlare, perché purtroppo sarà compito dei miei avvocati di parlarne. Se poi mi vuole contestare qualche cosa, io sono qui alla sua disposizione. L'interrogatorio lei l'ha reso, ha fatto il confronto, era soltanto per venire incontro al suo desiderio di aggiungere. Sì, va bene, io questo non avrei voluto parlare. Va bene, allora può tornare. No, no, signor Presidente, questo è uno, ora c'è il contorno, c'è il contorno, io che purtroppo il contorno io non è che lo conosco. Sì. Ora c'è il contorno, poi c'è Faldetta, poco a poco. Contorno, signor Presidente, io. Contorno. Non ho avuto mai contestato niente di contorno. Non ho avuto contestato niente. Mi scusi, posso andare un passo indietro con Boucetta? Scusa, perché è una cosa importante, perché poi degli omicidi ne parliamo. A Boucetta io non gli ho avuto neanche dare la soddisfazione di dire, perché se ben si ricorda che l'ha fatto la sceneggiata qui Boucetta, quando mi dice tu, amico di mio fratello, lo conoscevi tanto che ti sei seduto assieme ad altri per uccidere mio fratello e compagno. Signor Presidente, io in quel periodo, e a lui non glielo davo questa soddisfazione per il mio principio, non glielo davo perché per una cosa mia personale. Quando è stato ucciso il fratello, io vivevo in Toscania, cioè provincia di Viterbo, avevo la proprietà in Viterbo, a Viterbo. Nel periodo di Natale, il 20 dicembre di quell'anno, ho fatto venire mia suocera, mio cognato, i bambini a passare il Natale con loro, perché la mamma di mia moglie, il fratello di mia moglie, difficilmente passavamo le feste assieme, in quell'occasione li ho fatti venire in Toscana, ma non è questo importante, però gli ho detto passiamo il Natale assieme, però il 26, l'indomani del Natale, noi, io e mia moglie partiamo, come tutti gli anni, nel 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Ogni anno me ne andavo, l'unico svago che gli potevo fare a mia moglie passare 3, 4 giorni, 15 giorni se nel caso all'estero con mia moglie. Io ho dei parenti, signor Presidente, a Berna in Svizzera, parenti che sono emigrati dal 70, anche prima del 70, forse non mi ricordo. E allora ci andai, la prima volta ci andai quando ho fatto visitare a mio figlio nel 74 dal professor Stocchi, professore di fama internazionale a Zurigo. Ma lei il fatto di suo figlio. E li portai, mi appoggiai in questi parenti miei, perché loro stessi mi indicarono ad andare là. E da quel periodo, da momento in poi, io avendo... È andato. No, del 78 in poi andai. Sì. Quando è successo il fatto del fratello, l'indomani, cioè il 27 dicembre, con mia moglie, io parto, faccio Roma, Zurigo, biglietti fatti a nome di mia moglie, Mattaliano Rosaria, e a nome mio, cioè io allora avevo un documento falso, che questo documento me lo sequestrarono a Ponte Chiasso, Leanza Rosario, che poi si possono controllare benissimo. Allora, io faccio questo viaggio, Roma, Zurigo. Vado il 27 e la Corte mi fa la gentilezza, adesso mi ho provato a fare istanza per accettare di questo mio viaggio. Vado di questi parenti miei, mi vengono a prendere all'aeroporto, c'era la zia sofferente, ammalata, la zia mia, mamma di questi miei parenti, cugine, ammalata. Io per non disturbare ho detto che ero venuto solo per fargli visita di Natale, però ho cercato di andarmene. Tanto che faccio i biglietti, faccio una prenotazione all'Hilton di Parigi, all'albergo Hilton di Parigi. Faccio il viaggio il 29 per andarmene a Parigi e vado a trascorrere la notte di San Silvestro all'hotel di Parigi. E sono lì, a nome mio. Un altro documento, cioè io viaggiavo, mi scusi Presidente, purtroppo dovevo viaggiare.
viaggiare in questa maniera, perché per lo mio stato viaggiavo con il passaporto, avevo il passaporto Leanza a Rosario e viaggiavo in aereo. Però questo albergo, anziché prenderlo a questo nome, l'ho preso a nome di Alfonso Argenti. Quindi lei viaggiava in aereo, perché non aveva detto che l'aereo non lo prendeva. No, Presidente, io ci ho viaggiato tanto in aereo. Palermo. Io Roma-Palermo non viaggiavo in aereo, sì. Perché per il fatto non essere visto. Non perché... E sono alloggiato a Parigi con questo nome, Alleanza Alfonso. E questo qual è albergo? Alfonso Argenti. Argenti. Documento Alfonso pure Argenti, questo documento è sequestrato pure a Chiasso. Quale albergo è stato? Hilton. Ah, Hilton. È l'Hilton di Parigi. Quello vicino, sono due mi pare, quello vicino alla Torre Eiffel. Torre Eiffel, sì. Sì, mi pare che l'Hilton ce ne sono due lì a Parigi. Ora io ho cercato di fare fare accertamente al mio... Sì, ho cercato di fare fare accertamente all'avvocato, ora l'avvocato non so perché per la distanza. Produrre all'istanza. Sì. Ecco, io... Sì. Ma questo che cosa proverebbe? Io questo vorrei sapere. Coinvolgimento a me, che mi fa buscetta, che io ho decretato. Ma è dopo la morte del fratello? Questo? Il fratello mi pare stato il 28, il sotto 29. E lei è partito successivamente? Io ero lì all'estero, non esistevo a Palermo. Sì. Lui racconta un episodio circoscritto. Sì, lui racconta... Insomma, io non ho capito la conducenza della sua... Che io, lui cosa ha detto? Tu ti sei seduto qui davanti alla corte, ha detto. Ti sei seduto? Sì, tanto è vero che tu eri amico di mio fratello, che tu ti sei seduto assieme ad altri a decretare la morte di mio fratello e di mio nipote, di mio genero. Mi scusi, la seduta, sempre per quello che dice Buccetta ovviamente, sarebbe dovuta essere precedente al fatto. No, signor Presidente, perché cosa dice lui qua, signor Presidente? Vediamo, può darsi che io ricordi male. Aspetta, mi pare che l'ha detto in sede di confronto. Non come esecutore materiale l'avrebbe indicato. Io capisco che io non mi posso, sono mandante di tutto questo omicidio. Qualche omicidio, posso dire, io ho questo da dire, se la Corte ne vuole tenere conto. No, la Corte però, tiene conto di questo vogliamo. E l'unica cosa che posso discutere, forse l'unica cosa forse ma chiara è questa che posso discutere. Sì, ma in che senso? Io non ho capito. Qui lo provo. A pagina 78. Ah, fino a tutto l'omicidio non è tornato a Palermo. Ma lei ma no, è partito... Ma no, guarda cosa dice qua Buscetta, Presidente. Sì, esatto. Faccio presente che banalmente mi disse che il giorno prima dell'uccisione di mio genero, Genova, vi è stato un tentativo di uccidere Pino Greco Scarpazzetta ai Ciaculli e che tale tentativo non era andato a buon fine. A questo punto mi resi subito conto che tale attentato era collegato con la ritorsione nei confronti dei miei. Perciò guardiamo un giorno prima dell'uccisione del fratello del genero, fratello, cioè quando io non ci sono a Palermo. Ma no, questa è l'uccisione del genero, Genova mi pare. Fratello, non è questo periodo, signor Presidente. È questo periodo. Allora, a due fiate dei Ciaculli è precedente al 28, ma il giorno di Natale, la notte di Natale. Quella fu la cosiddetta bestiale. Parliamo di tutto questo omicidio del fratello. No. Il fratello spiega a me. Perché è la sua tesi. Del genere non lo so, parliamo Stiamo del fratello. Se è capito bene, lei intende dire che siccome l'omicidio del fratello è frutto, secondo Buscetta, di una ritorsione, la deliberazione sull'omicidio non può essere che intervenuta che è successo il fatto causativo della ritorsione. Quello che dice capito bene? Quello che dice lui, io sto contestando. Per dire... Questo intende dire. Cioè, per dire che io questo lo posso dire, però poi altre cose, parliamo di contorno e poi parliamo degli omicidi, a qualche omicidio. Io contorno, signor Presidente, io non l'ho mai conosciuto, anche se contorno ha fatto più di una dichiarazione, ha fatto tre dichiarazioni, al giudice istruttore qui di Palermo, al giudice Posimato a Roma e qui è venuto a dire altre cose. Che cosa ha detto? Ha ripetuto quello che ha detto Buscetta, che io faccio parte di questa commissione, addirittura prima del 71, insomma fa discorsi suoi,
contrariamente a quello che dice Buscetta, lui fa altre dichiarazioni. Ma non è questo l'importante. Lui parla che io a Roma, perché lui si rivolge più sull'attività mia di Roma, lui dice che io a Roma sono amico di un certo Abbruciate, che io vivo a Roma, conosco Barbarossa, conosco Zaza, conosco... Allora lui si sofferma solo ad Abbruciate. Abbruciate, signor Presidente, lì a Roma c'è stato tante di quelle indagini di accertamenti. A parte sta Abbruciate, io non ho mai avuto rapporto, non è risultato nessun rapporto, ma pare che sta Abbruciate tutto questo periodo del 70 fino all'82, era stato sempre in carcere, quasi sempre in carcere. Ma non è questo che voglio dire, signor Presidente. Questa è la dichiarazione che fa Contorno, gli dice, parla solo di Abbruciate qui a Palermo. A Roma, a distanza di 2 mesi, dopo le rivelazioni di Buscetta e dopo il processo di Roma che viene fuori di Otallevi, di altri nomi, allora ha diposimato, gli dice che io sono amico di Otallevi, che sono amico di altra gente, parla di rapporti, cioè che io sono un trafficante anche di droga. Che io sono un trafficante di droga, detto da un certo. Sì, continui. Detto da un certo di Carlo Franco. Di Carlo Franco. Sì. Io di tutti gli altri nominativi che lui ha fatto, che dice che io me la facevo in autosalone, che io amico di questo, che io amico di quello, io lì a Roma ho fatto chiamare a tutti, cioè ho cercato di fare interrogare a tutti questi, sia il proprietario del salotto salone, sia altri testimoni, sia non è risultato niente di tutto quello che ha detto. Un solo teste che mi rimane, che non è stato possibile farlo venire, e perché si trovava a Londra, è questo di Carlo Franco. Questo di Carlo Franco per me è importantissimo, signor Presidente, perché da di Carlo Franco lui sa che io sono stato ospite a Londra, io sono stato ospite da un marchese, un principe, non lo so, a Roma, che io vi facevo attività di traffico di droga. Allora io prego, insomma, dirò all'avvocato di fare istanza e prego alla corte di interrogare questo di Carlo, perché è importantissimo ai fini di sapere questa verità. L'abbiamo esercitato da parte del giudice istruttore oppure l'abbiamo esercitato noi? Sì, però sì. È importante per la mia difesa, sì. Signor Presidente. Sennò come... Che numero è? Numero 7, Presidente. Numero 7. La difesa di Calò fa formale istanza affinché questa Corte voglia richiamare gli atti relativi al procedimento per misure di prevenzione intentato presso il Tribunale di Palermo contro Di Carlo Francesco, portante il numero 45/82. Nonché il fascicolo sempre relativo alle stesse misure di prevenzione pendente presso la Corte di Appello di Palermo, portante il numero 55 stavolta /82, e da questi incartamenti dovrà risultare in maniera molto chiara, molto evidente, inconfutabile, che Di Carlo Francesco non ebbe mai ad allontanarsi dall'Inghilterra fin dal febbraio 1978. La difesa del Di Carlo in questo procedimento ha prodotto ampia documentazione dimostrante che appunto che Di Carlo dal 78 in poi non si allontanò mai dall'Inghilterra. In Inghilterra ottenne la patente di guida, permesso di soggiorno, posto di lavoro con un rapporto continuativo e così via. Tutto ciò noi riteniamo essere molto utile ai fini di potere, ai fini di un accertamento per eventuali riscontri a quelle che sono le dichiarazioni di Contorno nella parte riguardante questi colloqui avuti dallo stesso Contorno con Di Carlo Francesco in Roma in una certa data che evidentemente non coincide con quella che sono. Poi acquisiamo i pareri successivamente, lo facciamo finire anche adesso. Sì. Sì. Io ci oppone il pubblico ministero, non fosse altro che proprio per le ragioni che ha detto l'avvocato, cioè è stata la stessa difesa del Di Carlo che ha introdotto agli atti di questo processo ampia prova, secondo almeno quello che mi viene riferito in questo momento dall'avvocato Moccero, della circostanza che attraverso quella produzione si vorrebbe provare, quindi quella produzione a questo punto si appalesa assolutamente superflua e quindi mi oppongo a questa richiesta di acquisizione di atti. Ci sono, anche la parte civile si associa alla richiesta del pubblico ministero.
Vabbè, la corte si riserva. Senta, Calò, cerchi di essere un poco più sintetico. È molto importante, no, per i fini. Siamo come d'accordo. Per esempio, mi scusi, signor Presidente. Io, sì. Senta, no, dico, ai fini, lei ha reso un lungo interrogatorio, poi un confronto, adesso, quindi cerchi di essere sintetico, io non le dico di dimenticare delle cose o di trascurare, ma di essere sì. Più succinto nella maniera di esporre. Sì, vabbè, ora adesso sì. Parliamo, per esempio, De Carlo parla di io trafficavo in droga a Roma, allora è importante per me oppure no? Io so che a Roma non hanno tenuto conto di queste dichiarazioni di, per quanto riguarda, perché non ho avuto contestato nessun traffico di droga a Roma, però è importante per questa corte, no? Dato che Buscetta cosa dice? Buscetta dice che... Contorno. Contorno? No, no, siamo ritornati. Perché poi Buscetta Contorno dice andiamoci però, e Buscetta dice poi, allora sono due che dicono la stessa cosa. In realtà era ben noto che il nostro ambiente, no, basta dire che quando sono tornato dal Brasile, Calò gestiva una macelleria nei pressi di Corso Pesano, cui accudiva personalmente, mentre nel 1980 egli stesso mi diceva di vivere appena discretamente per avere guadagnato un po' di soldi nel contrabbando di tabacchi. In realtà era ben noto che nell'ambiente, e lo avevo appreso in particolare da Gaetano Badalamenti, da Antonino Salamone e da Bontade Stefano, che avevo guadagnato un mucchio di quattrini con il traffico di stupefacente. Allora, signor Presidente, Gaetano, cioè, Stefano Bontade, purtroppo è morto e non glielo possiamo chiedere. Il signor Badalamenti è in America e non so se loro glielo chiederanno, ma c'è qui... Antonio Salamone, se per cortesia io volevo chiedere se gli risulta che io, di dove lo sa, che io trafficavo in droga, perché Buscetta cosa dice? Che glielo dicono tra Salamone, Stefano Bontà e Badalamenti. Io volevo chiedere a Salamone per quindi cortesia. Quindi lei chiede che venga. Perché che purtroppo sarà. Dice che io perché poi neanche è vero che io ho fatto questa conferenza, perché non esiste. Che ho guadagnato un po' di soldi nei tabacchi, io questa cosa andiamo non gli ho mai detto. Contorno, stiamo parlando di Contorno. Contorno, ecco, le volevo chiedere questo, siccome ha fatto tante dichiarazioni, allora la cosa, quello che è importante è questo, che venga ascoltato appunto, se è possibile, se io chiedo per cortesia prendo questo decallo, perché è il punto cardine di questa accusa che mi fa Contorno. Sì, ma già poi che cosa è venuto a dire qua, signor Presidente? Che io ogni mese venivo e andavo in casa di Bontà. Dice, non è, sì, è vero che abitava a Roma, però veniva ogni mese, qui l'ho sentito io con le mie orecchie, che veniva ogni mese a casa di Bontà, lo vedevo io a casa di Bontà. Ora io lo volevo chiedere alla Corte anche, se l'avvocato faranno l'istanza, per vedere un po' Bontà, da sentenza in poi, se era carcerato, se era confinato, da quando poi è stato carcerato Contorno, quando è stato confinato Contorno, vediamo il periodo che mi rimaneva libero, quando io potevo andare in casa di Bontà a fargli visita. Questo non so se sono stato chiaro, signor Presidente. Sì. Vedere un po' quando sta, quando potevo andarci in casa di questo Bontate, dato che lui dice che io andavo lì a fargli quasi ogni mese a casa del Bontate, vediamo un po' quando è stato possibile. Quanto poi riguarda, signor Presidente, parliamo di Faldetta e poi Faldetta, purtroppo lei ha visto Faldetta, signor Presidente, l'ha conosciuto qui. Faldetta, io lo conosco, mi ha sempre, come io ho sempre rispettato lui, mi ha sempre rispettato, non credo che mi volesse far male per la dedicazione che lui ha fatto al giudice istruttore. Signor Presidente, io le dico una cosa, se Faldetta stava altri 20 giorni isolato a Re Bibbia, sono sicuro che avrebbe pure accusato, magari avrebbe nominato pure sua madre, ma purtroppo l'individuo è questo. Io cosa posso dire di Faldetta? Lui ha detto che io ero qui sono stato qui a Palermo, sono stato nel suo ufficio, e questo lo vedremo se la Corte crederà opportuno interrogare la teste, cioè la sua segretaria. Però una cosa è certa, signor Presidente, quando lui parla di un periodo Natale 83 che ci siamo fatti gli auguri a Palermo, io posso dimostrare con documenti alla mano. Io non mi trovavo a Palermo in questo periodo, io abitavo in quel periodo, nell'83, periodo di Natale, a Roma, in residenza dei Pini, dove ciò, perché lì a Roma hanno fatto, come dire, la questura ha indagato
La mia vita l'ha indagata tutti i giorni, quello che facevo, con chi abitavo, con chi stavo, insomma, e non è risultato altro che vivevo sempre con mia moglie. Anche in questo residenza c'è la testimonianza di un portiere che in quei periodi, da un periodo a dopo i primi dell'84, io ero in quel residenza. Verso il periodo 20 dicembre, da quel residenza io partì e andai sempre in questi miei parenti a Berna. Sì. Questo periodo partì da verso il 20, così, in macchina questa volta. Lascio la macchina a Chiasso, loro, i miei parenti, vengono a prendermi perché non potevo entrare, non potevo passare la frontiera perché la macchina non era intestata né a me né a mia moglie, perciò l'ho dovuto lasciare lì. Vennero i miei parenti a prendermi e passai tutto il periodo, le feste natalizie, con questi miei parenti a Berna, per ricambiare io questa affettuosità, questa ospitalità. Li ho invitati a trascorrere la notte San Silvestre a Zurigo, all'hotel Zurigo. A trascorrere la notte, proprio ho prenotato tre camere a nome mio, a nome di Frisalle, l'ultimo documento mio, Frisalle Gaetano, a nome mio, per quella sera di San Silvestro. E prenoto tre camere a nome mio. E trascorro il Capodanno, trascorro la notte di San Silvestro e me ne ritorno in casa dei miei parenti. E se io ho fatto pure richiesta di accertamento per vedere un po' se risultava, non so se l'avvocato mio cosa gli ha risposto, il direttore dell'albergo, non lo so, l'avvocato lo vuol dire, non lo so. L'avvocato, non c'è l'avvocato, è lì lateralmente. Ad ogni modo, forse è la corte che si deve interessare, perché il direttore ha detto che già ma quella non li sta il tuo avvocato. Sì, e mi pare anche per evitare poi una frammentarietà che certamente non giova poi al... Vabbè, Calò, questo doveva dire. Questo. C'è altro? Sì. Sì. Io poi degli omicidi, sono presidente, per quello che posso giustificare, perché a un certo punto, essendo mandante, purtroppo, vado a trovare questa difesa. Quale potrebbe essere la mia difesa, non lo so. Io ci comincio da la prova del mandato, quindi ci sono, cioè, il pro e il contro nelle cose, no? Scusi, è il caso presentare, io ho la testimonianza di questo portiere del residence, posso introdurla questa? Portiere del residence? Ma non hanno detto che l'avvocato farà la istanza? Cioè, allora le presenterà l'avvocato queste... Sì, no, farà un'istanza, per quanto pare ne hanno... Vabbè, c'è una risposta che presuppone un accertamento. Vabbè. Che deve fare la Corte. Certo, un accertamento internazionale, non so. L'avvocato Vileggia pure si... No, voleva fare il suo difeso, ha finito lei? No, mi dispiace se faccio perdere tempo. Allora, aspettiamo. Continuo. Io dicevo, e c'ho pure testimonianza dall'ufficio immobiliare che mi ha affittato gli appartamentini a Fregene dal 73 al 77, e poi dal 77 io, come ho detto l'altra volta, ho villeggiato sempre in Sardegna dal 77, forse non interessa il 77, perché il 77 mi pare che omicidi non ne ho imputati, questo omicidio, però mi pare di no, 76. No, perché c'era il capitano russo, per fortuna non ce l'ho imputato. 77-78 ero pure lì a villeggiare quando ho sentito per via radio l'uccisione del capitano, perciò io ero lì. Nel 79, mi pare che nel 78 ero lì sempre a villeggiare, ma quello che interessa mi pare è il 79, forse Giuliano, mi pare, l'omicidio di Borsi Giuliano. Sì. Io nel 79, fine giugno 79, inizio o primo del luglio del 79, mi sono imbarcato con una BMW da Civitavecchia, con mi pare il nome Aialoro. Ma sai, BMW era intestata alla società Agrodille, che era una società che interessava a Balducci, perché è Balducci che me la presta questa macchina, ed era intestata Agrodille, perciò era una macchina, insomma, che si può subito vedere. Se il nome, mi ricordo benissimo che io Aialoro, ho fatto il nome, il biglietto a nome Aialoro, nella Mediterranea, mi pare, che facevo viaggio da Civitavecchia a Olbia, così il ritorno
di Olbia Civitavecchia, sempre a questo nominativo con la stessa macchina. E io ho villeggiato in questa villetta dove poi diventò padrone Faldetta di questa villetta, no? Prima Gaspare Bellino e poi Faldetta. E io lì ci ho abitato tutti e due mesi in pieno, luglio e agosto, facendo venire pure nel periodo, non mi ricordo se è stato luglio o agosto, mio cognato, mia cognata, mia nipote, ci sono i biglietti d'aereo che possono testimoniare pure. A parte questo, io ho delle testimonianze, per esempio nel 78 io avevo comprato lì a Olbia una barchetta a motore, nel 79, a luglio del 79, per un maltempo, era attaccata alla boa, vicino a questa villa, accanto alla villetta, vicino alla villetta, si ruppe la catena, c'era un temporale, andò a finire sugli scogli, per miracolo non c'era io e mia moglie, perché cinque minuti la disgrazia mi succedeva a me con mia moglie. Ha fatto in tempo ad attaccare questa barca, a buttarci in acqua, ci siamo salvati per miracolo. Questa barca si ruppe la catena, andò a finire sugli scogli e io ho il testimone, chi me l'ha venduto, chi venne a tirarla fuori questa barca. Insomma, questo è 79, insomma, il periodo dell'omicidio di, cioè io non mi sono mosso, non mi sono mosso dalla Sardegna in questo periodo di luglio agosto del 79. Questo è stato il periodo che hanno ucciso Boris e Giuliano. Per quello che posso dire, io questi testi, io cercherò di citarli, però se la signora vostra, la corte, deciderà di farle venire, per mia discolpa, questo quanto riguarda l'omicidio Boris e Giuliano. Poi c'è stato un altro omicidio che io ero arrestato fermo quando mi trovarono in tasca 1.250.000 lire a Chiasso. E poi questi documenti a nome di Leanza e di Alfonso Argenti, ero carcerato per quei tre giorni che poi mi hanno dato la libertà provvisoria. E in quel giorno che io carcerato è successo pure questo omicidio. Il giorno, non lo so, l'avvocato lo sa, il giorno di in quale omicidio si tratta, forse Sorci, un certo Sorci. Poi l'omicidio della Chiesa, signor Presidente. L'omicidio della Chiesa, io abitavo, ero ospite in Toscana, scivolo di due gradini e mi fratturo il polso, mi portano all'ospedale, me lo sistemano, me lo ingessano, da lì me ne vado in Toscana dove io avevo la proprietà. Poi il 15 luglio io telefono a Faldetta e gli dico se era ancora libera, disponibile la villetta della Sardegna per trascorrere un mese lì in Sardegna. Mi ha detto ci puoi andare, anzi lì vai a trovare mio cognato, sua moglie, i bambini, che gli devo fare riparazione, perché era, a parte del cognato, era un dipendente di Faldetta, questo un certo Viglia Vincenzo. Vado in Sardegna a metà luglio, anzi mi dice che trovo suo cognato, approfitto io perché macchina non ne potevo portare perché avevo il braccio ingessato, me ne andai a Olbia, prese il taxi, me ne andai nella villetta, trovo il cognato e questo cognato per un mese e mezzo mi dava compagnia sia andare a fare la spesa sia quando andai a fare i raggi perché già erano trascorsi 60 giorni per levarmi l'ingessatura. Mi accompagna all'ospedale di Olbia per togliere l'ingessatura. A fine agosto mi fa i biglietti. Lui, c'è una cameriera che me l'ha mandata all'agenzia, una di Zachena, una cameriera. Quindi lei intende dimostrare che io un mese e mezzo ero lì, tutto il mese di agosto ero lì. Vado via alla fine estate, fino agosto, della Sardegna, me ne vado in Toscana dove io ho la proprietà e trascorro. Perciò io questo enunci il fatto, non c'è bisogno di scendere nei dettagli, poi vedremo. No, io dico per dire dove mi trovavo. Vabbè. Se questo può essere utile, signor Presidente. Poi voglio un po' parlare, io vorrei parlare tanto delle ordinanze del riaggiudizio, però non voglio stancare la Corte. Io lasci un po' di spazio ai suoi. No, purtroppo guardi, signor Presidente, ho parlato un po' e ho detto che non c'è una verità, sinceramente non c'è una verità, signor Presidente. Il giudice istruttore che mi dice, che mi fa, mi, mi, mi,
mi coinvolge in rapporti a Roma con il processo di Roma, con Carbone, con Pazienza che è stato a villeggiare lì, ma a me non mi interessa, perché se Pazienza è stato a villeggiare lì, se gli ha dato ospitalità a Balducci, ma a me non mi interessa. Invece qua dice il istruttore, Faldetta ha dato ospitalità a Pazienza, a Calò, insomma, io non mi interessano, perché non mi interessano questi argomenti. Se quanto riguarda i rapporti a Roma, beh, a Roma io ho passato un processo di associazione e lì passarono tutte queste testimonianze, questi personaggi che il giudice istruttore vuole collegarmi, e non è successo niente. Cioè, questi rapporti non esistono. E la mia attività, purtroppo, signor Presidente, vivo sempre a Roma con mia moglie e io, cioè non è mai uscito fuori che io a Roma vivo, oppure mi hanno visto, o c'è stato un testimone che ha detto Calò era assieme con Tizio Caio, sempre mia moglie e io, perché lì a Roma io facevo quasi il pensionato, signor Presidente, vivevo la mia vita. A Palermo avevo la macelleria, lì avevo questa società con questo vecchio. Da quello che lei ha detto emerge che lei teneva un condotto di vita, un tenore di vita abbastanza elevato. Elevato, signor Presidente, signor Presidente. Si era comprato la barca, se ne andava in Svizzera, andava a Parigi. Ma mi dico un po', signor Presidente, io e mia moglie non ho figli, signor Presidente, per disgrazia, devo dire. Voglio dire questo, lei che attività svolgeva dopo la morte del Balducci? Io l'ho ripetuto. Ma dico, dopo la morte del Balducci particolarmente. Io sono in società fino tuttora, a parte la macelleria che vive, che me l'hanno tolta la licenza a nome di mia moglie, l'anno scorso, a metà, dopo il mio mandato di cattura, mi tolgono la licenza a mia moglie, tolgono pure la licenza a mia moglie, perciò fino a un anno fa io avevo la licenza di macelleria che lavorava attivamente, senza mai cessare. Poi nel 73 io vivevo a Roma e, ripeto, con la stanzialeria di Balducci, signor Presidente, ho dato pure una cifra a Balducci, perché poi lei lo vedrà, se lui purtroppo dava soldi a interesse. Balducci non è che i soldi suoi, io lo so il sistema che faceva, come guadagnava Balducci. Prendeva a 6-7%, li dava all'8%. Lei l'ha detto. Sono fatti suoi. Però a me mi ha inserito a guadagnare un po' di soldi, ma non è che io sapevo. Difatti io farò venire, perché c'è una testimonianza di quello che ha venduto la proprietà a me a Roma, come me l'ha venduto questa proprietà. Cioè io non esisto in questa trattazione. Balducci con lui, che neanche gli ha dato soldi, gli ha dato appartamento. Questa è una cosa, io farò venire questo test, che poi pare che a Roma l'ha detto pure in tribunale, come è stata questa trattazione di questa proprietà, come ha venduto questa proprietà a me. Cioè, e lo farò, se vuole, io che lo chiamerò come testo, se lei poi, signor Presidente, lo vuole sentire. Poi, signor Presidente, ripeto, io ancora sono in società con questa persona, commerciante di mobili, di mobili antichi, che abbiamo fatto società. Purtroppo la licenza non potevo fare, io non potevo venire fuori, io ho sempre lavorato così. Cioè, abbiamo una carta privata, signor Presidente, dove c'è una società scritta che tuttora mi garantisce, signor Presidente. Ma lei andava nei locali di questo che è l'antiquario, quello che poi è morto? E poi... Io in questo locale ci andavo, signor Presidente. Sì, ci andavo, ma non ne... Dovevo garantire pure a questo personale, perché non potevo starmene, oppure stare lì, farmi vedere da tutti, dire, perché la mia faccia purtroppo poteva essere conosciuta di qualcuno che passava, qualche cliente. Allora cercavo sempre di vivere sempre nell'ombra, non l'ombra come dice il pubblico, il luce istruttore, perché l'ombra come dice il luce istruttore non è così, perché io quando ho comprato la proprietà in Toscania ho fatto intestare la proprietà a mia moglie, e c'è una denuncia alla pubblica sicurezza che mia moglie ha comprato una proprietà. Dunque quest'ombra non è, quando io mi sono liberato del processo di Vitale, quest'ombra io non l'ho mantenuta, signor Presidente. Tanto è vero, c'è qui, se vuole, la denuncia che ha fatto, una copia di denuncia che ha fatto questo Oberdan alla questura di Viterbo, dove io ho comprato la proprietà. Aspetta, gliela faccio vedere. Anche la data è importante, signor Presidente, perché da quella data io sono a Roma, signor Presidente, sono in questa proprietà. È stata esibita sta copia? La dovete esibire? Sì, la voglio.
Sì, va bene, se la deve esibire pure l'avvocato non c'è bisogno. Sì. È meglio fare una istanza organica, unitaria, in modo che tutto il materiale probatorio sia poi esaminato dalla Corte. No, guarda, è importante, la vuole un po' esaminare, Presidente? Sì, ma dicola, poi la esamineremo insieme con tutti i membri della Corte. Ah, vabbè, questa è la comunicazione che è prevista dalla legge. Cioè, io quest'ombra, io aspettavo che venissero le guardie per dire lei è Calo Giuseppe, e allora lo sa che deve fare ancora 10 mesi di sorveglianza. Aspettavo che venissero, ma non sono venute. Insomma, forse era meglio che venivano, così non sarei qua in questo... Ma questo sarà esempio, la vorresti tu io. E allora, c'è altro? Signor Presidente, nell'ordinanza di via giudizio purtroppo il giudice istruttore mi giudica così malamente che io rifiuto questo appellativo che mi fa, cioè non so, allora ha letto e non voglio ripetere neanche le parole, ma io rifiuto fortemente questa definizione sanguinario, come dire, non lo so, c'è una espressione che a me io le rifiuto in modo assoluto. E poi, signor Presidente, un'altra cosa che il giudice istruttore dice nell'udienza del via giudizio, come se io ho fatto delle dichiarazioni dicendo che volevo degradare Buscetta, dicendo che si è fatto invitare dal fratello con la ultima moglie, mettendo, insomma, con un atto meschino, come se io meschinamente mi sono voluto, come dire, non so, giustificare nel modo come io ho parlato riguardo di Buscetta. Invece non è vero, perché io chiamo a testimoniare, perché davanti a me, davanti al giudice istruttore c'era il dottor Geraci, i miei avvocati. Io ho detto questo perché gli dicevo, signor giudice, ma lei crede tutto quello che dice Buscetta? Ma guarda, Buscetta è un truffaldino, Buscetta per uscire dal carcere venderebbe la sua madre. Vedo che io lo conosco Buscetta, è capace di fare questo, di fare questo. Ecco perché io ne parlo al giudice istruttore. Non è perché io voglio dire, guarda, ha detto questo per... Insomma, io ho voluto dire al giudice istruttore che cos'era Buscetta. E tanto lo dice, qui ne parla, non so, differentemente, signor Presidente. Io... Sono sicuro che dimentico tante altre cose, ma c'è tempo, avremo tempo di... Va bene, lei può andare.